Troil, luoghi abbandonati. Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati su una nuova puntata sui luoghi abbandonati. Ci troviamo oggi qua alla stazione dello Zucco, ovviamente ex stazione perché ormai non è più funzionante. Io con questo voglio ringraziare Matteo che mi sta facendo le riprese, voglio ringraziare tutti i miei iscritti, mi raccomando, per mandare avanti il progetto iscrivetevi al canale. Adesso siamo pronti per fare questa esplorazione, c'è un caldo pazzesco. Andiamo Matteo? Andiamo. Va bene, dai. Occhio alle spine, eh? Mi raccomando. Niente ragazzi, il posto è questo. Però c'è le spine, Matteo, occhio, eh? Ovviamente ragazzi, siamo entrati da qua. Io voglio ringraziare a Matteo che si è spinato per noi, veramente. E adesso andiamo a fare questa meravigliosa esplorazione. Ma prima di partire, occhio, Matteo, occhio alle siringhe, va bene? Ok, andiamo. È pieno di siringhe qua, eh? Occhio. Questa è la stazione. Un tempo all'epoca si faceva il biglietto e si pagava. Vedete, la struttura ormai è pericolante. È tutto. No, no, andiamo, dai. Andiamo in altri posti. C'è l'altra stanza. Quello è il sottoscala. E qui dove che si accede di sopra. Uno, due e tre. Ce la fai, Matti? Sì, sì, sì. Ok. Ovviamente c'è un cattivo odore di piccio. Matti, cammina sempre vicino a me e ti dico io dove devi mettere i piedi. Sono in affondi, ti immagini. La struttura si presenta così. C'è il tetto crollato. Ovviamente guardate, questa è tutta la stanza. Qui è pure chiusa. E questa è un'altra stanza. Ovviamente ragazzi, i binari sono nuovi perché il treno ancora ci passa, però la stazione non è più funzionante ormai. Ovviamente c'è anche un altro edificio là di fronte, guarda Matteo, però ormai è diventato ormai un vecchio rudere. Qua c'è la finestra. Questa è un'altra stanza, che forse doveva essere un bagno all'epoca, non lo so però. Qui c'è una bella veduta. Matteo, che fa? Scendiamo direttamente di qua? Non c'è più niente, guarda. Sì, andiamo, dai. Matteo, occhio qua, occhio. Mentre la stazione è piccolina, però è bella, perché sono belle le cose vecchie. Eppure ragazzi, guardate, è incredibile che la vegetazione è entrata pure qua. E niente ragazzi, questa è tutta la struttura. È una struttura molto piccola. Andiamo Matteo? Aiuto, adesso dobbiamo spinare di nuovo. Thank you.
Allora ragazzi, come avete visto, la struttura è questa, che è l'ex stazione dello Zucco. Ovviamente non c'era un granché da visitare perché era molto piccolina. Io con questo voglio ringraziare a Matteo che mi ha fatto le riprese, voglio salutare tutte le persone che mi conoscono, voglio salutare tutti i miei iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale per portare avanti il progetto, per fare altre esplorazioni in diverse parti sul territorio. Io vi mando un abbraccio da parte mia, alla prossima puntata ragazzi.